Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto la reaction del nuovo elicottero che è uscito stamattina, ragazzi, che è praticamente una rivisitazione, ve lo ricordate quello gratis che ci avevano dato con l'agenzia? Esatto, è proprio quello armato, quindi è un elicottero di merda con i missili del cazzo e una mitragliatrice inutile. Quindi raga, se anche voi volete spendere circa 3.380.000 a cazzo di minchia, siete liberi di farlo. A questo punto ci teleportiamo direttamente dall'hangar e vediamo com'è questo elicottero. Ovviamente raga, quando devo fare i video io è sempre buio nel gioco e io da aspettare non ne ho voglia, quindi dobbiamo per forza portarlo all'interno dell'hangar e intanto vediamo com'è lo sprint. Allora, devo precisare proprio, assicuro che è lo stesso dell'agenzia, raga, lo riconosciamo che c'ha questo dildo gigante dietro. E poi vediamo cosa c'è da modificare, raga, ma io non sono fiducioso di questo elicottero. Una volta dentro l'hangar, entriamo all'interno e vediamo che modifiche farci. Allora raga, la luce dei fari, devo dire che fa schifo come fuori, non cambia assolutamente nulla. Ci mettiamo l'armatura, ci mettiamo i motori, lo facciamo da gara, andiamo su livree e raga, ve lo velocizzo perché tanto sono tutte livree del cavolo, sono tutte brutte, sono quelle camo che a me personalmente non mi piacciono, sono veramente orribili. Viste, straviste e riviste, perché prendere e fare delle livree nuove a Rockstar gli facevano male le mani. Ma comunque passiamo, mettiamoci un colore crew che almeno così prende un po' di vita a questo cesso. E vediamo, mettendoci le armi che neanche si possono mettere perché ci sono quelle solo equipaggiate. E adesso andiamo a vedere cosa ce lo valuta tanto per scrupolo. Sappiamo che lo paghiamo circa 3 milioni, ce lo valuta meno della metà perché vale 1 milione e 4. Va bene. Quindi a questo punto usciamo, vediamo cosa fa, vediamo come si comporta, vediamo se è resistente, vediamo quanti razzi, vediamo. Allora raga, il test numero uno sarà quello di sbattere da tutte le parti per vedere dopo quanto esplodiamo. Allora, essendo un veicolo armato, un minimo di corazza l'abbiamo messa, spero che non sia come lo Sparrow che appena atterriamo esplode. Quindi sbattiamo di qua, sbattiamo di là, sbattiamo di su e sbattiamo di giù. E raga, devo dire che sinceramente è abbastanza resistente agli urti. I razzi fanno cacare al cavolo perché sono gli stessi dell'oppressor. Non agganciano e non sono belli. Però come vedete agli urti è abbastanza resistente, a meno che non volete entrare dentro Suburban con l'elicottero. E allora a quel punto esplode, ma mi sembra anche logico. Adesso lo aggiustiamo, lo richiamiamo e ci spariamo un razzo e vediamo come si comporta. Io mi auguro che almeno a due razzi resista. Quindi 3, 2, 1, go! Raga, una delusione perché esplode. Cioè esplode con un razzo, una cosa veramente obbrobriosa. Ma perché obbrobriosa, raga? Perché sono 3 passamilioni. Mettimolo a 1.800.000, mettimolo a 2 milioni. Cioè, non puoi mettermi straccio fega a sto prezzo. Comunque, lasciate un like se vi è piaciuto il video, condividete e alla prossima. Spada bam!